Continuiamo le nostre interviste con Giradisco Sicily Music Awards e abbiamo con noi il Romano Bros. Ciao, io sono Angelo. Ciao, io sono Marco. Innanzitutto, perché Romano Bros? Lo dice il nome stesso, giusto per... l'abbiamo reso internazionale. Fratelli Romano, quindi è una ditta musicale Romano Bros. Un duo di cantanti, barra musicisti, barra cantautori che ci siamo avvicinati grazie al grande Gio Bertè alla Disco Music, per caso. Quindi abbiamo quest'anno pubblicato con la Cloud Records un remix di un singolo che abbiamo pubblicato l'anno scorso con un'altra etichetta discografica, tra l'altro. Per la prima volta nella nostra modestissima storia discografica, un solo singolo a 2 contratti discografici. Ed è un brano scritto negli anni 60 dal nostro papà, infatti siamo figli d'arte, Pippo Romano. Il brano si intitola Sicilia non si avvegia, e la particolarità sta proprio nel fatto che c'è il cantante in lingua italiana e siciliana. Bello, bello. E nella dance, diciamo, non è molto. Però ricordiamo che ormai i prodotti dance se ne snocciolano di continui, no? Quindi più originalità si mette dentro una produzione, ovviamente più poi emerge la produzione stessa. Dopodiché c'è stato questo incontro casuale con Gio Bertè, che ormai per me è il re Mida, dove mette le mani e tutto è un successo. Sicilia non solo, e lo vediamo anche oggi qui a Letterapolis. Bellissimo, bellissimo. Tu invece? Io sono Marco, fratello minore, piace. Minore non per importanza, ma solo all'anagrafe. Ovviamente. Siamo contenti di essere qui. Ma è continuata giustamente come tradizione, sì, questo bel brano. Tradizione, poi lo portiamo in giro per l'Italia e per l'Europa. Abbiamo la fortuna di vivere di musica, nonostante viviamo nel limbo musicale. Bene. Ringraziamo quindi Romano Broda, no, grazie. Buona estate. Grazie, grazie a voi.